Buonasera, chiedo pochissimi minuti, volevo ringraziarvi di essere venuti così numerosi. Siamo al secondo anno che in collaborazione con Finsea, che ringraziamo, il dottor Ricci e il dottor Negri, che grazie al loro sostegno, ma anche non è soltanto un sostegno economico, un sostegno di persone che si incontrano, che parlano di Genova, che parlano di progetti, e l'anno scorso abbiamo iniziato un discorso sul mare e sul teatro, quest'anno lo continuiamo focalizzandolo sull'isola e quindi ci saranno diversi incontri su questo tema. E ringrazio tutti i professori e gli artisti che ci hanno dato la loro disponibilità. Sono molto contento di cominciare oggi. Devo anche citare il mio vicepresidente, ma soprattutto il professor Salotti, con il quale abbiamo un po' cucinato questo tipo di percorso. Ma dicevo, sono molto contento che oggi si cominci col professor Galimberti, intellettuale che tutti noi conosciamo, abbiamo letto nei suoi libri, nei suoi articoli, ma anche con la professoressa Rubino, che oltre che essere la professoressa Rubino, io personalmente la devo ringraziare, perché per quanto prof sono più i rimbrotti, ma mi ha aiutato anche lei a inserirmi in questa città, dove oramai sono circa 3 anni che faccio il direttore dello Stabile di Genova. E poi, felice di essere a Genova, vi devo confessare che però per 4 anni ho co-diretto il Teatro Stabile di Brescia con Franco Branciaroli. E devo dirvi che un po' mi manca, perché è una grande persona, e sono contento di cominciare con queste 3 persone il primo incontro, che adesso arriveranno. Grazie. Buonasera e benvenuti. Ho il privilegio di aprire oggi, dare avvio a questo bellissimo ciclo dovuto alla cura di Marco Salotti e Angelo Pastore e al sostegno di Finsea. Era una tradizione del Teatro Stabile, il ciclo delle grandi parole, e forse 3 anni fa si sarebbe interrotta se non ci fosse stato questo aiuto. Poi oggi è una giornata particolarmente attraente perché c'è con noi Umberto Galimberti, filosofo, psicologo, ultimamente anche, conduttore in scena, perché qualche settimana fa è andata in scena una novità, dei dialoghi platonici, dove si parte così dal convito, in cui lui era in scena accanto a Margherita Bui e Sergio Rubini. Quindi grazie al professore, a cui dopo porremo qualche domanda su utopia e felicità, anche se a me poi piacerebbe risentire quello che sull'Eros aveva detto in quell'occasione qualche giorno fa. La seconda parte, quindi Dulcis in fundo, è del professor Galimberti. Nella prima parte l'ospite è uno dei più grandi, per me il più grande attore italiano. Ma io però non ti chiamo maestro, a differenza di molti. Franco Branciaroli è qui e debutta domani con la sua Medea al Teatro della Corte, ed è una Medea straordinaria. Cioè la regia di Ronconi, e chi non vedere cos'è un granissimi, ha l'occasione in questo modo di vedere cos'è un grande regista. E poi c'è la sua Medea, che è per mio conto tra le più notevoli. Ne ho viste tante nella vita, ho visto Pozzi e ho visto Morricone. La terza
che ho visto in ordine di tempo è quella di Branciaroli, in pochi hanno dato l'alterità del personaggio come l'ha data lui. Quindi grazie veramente a entrambi. Io darò qualche spunto iniziale, qualche spunto che proviene dalla letteratura, perché la seconda parte è riservata invece alla conversazione filosofica. E partendo dall'idea, dalla configurazione che noi abbiamo di isola nell'immaginario occidentale, è indispensabile fare ricorso ai greci. Ovvio, la Grecia è terra circondata da centinaia di isole, quindi geograficamente, fisiologicamente è naturale che i primi poeti porgessero particolare attenzione alle isole. Però quelli nati nelle isole, come Saffo, come Alceo, come Archiloco, hanno citato la parola nesos, isola, una, massimo due volte. Eppure nel caso di Saffo abbiamo centinaia di versi, anche se sono frammenti ne abbiamo molti. Viceversa, la configurazione e diciamo anche l'idea di isola nel mondo greco antico e quindi in letteratura occidentale nasce con Odissea. In Odissea Ulisse viaggia, molti sono i suoi approdi, molti sono diciamo le avventure, le traversie che deve subire, ma quando approda in un'isola, per quattro volte accade che il luogo sia sinonimo di bellezza e di eros e anche di una provvisoria felicità. Partiamo dalla prima, il viaggio che compie Hermes, mandato dagli dei, nell'isola di Ogigia, dove incontra la ninfa Calipso. Chiederei a Franco Branciaroli di leggere dall'Odissea. Ermete avanzò su molte onde, ma quando all'isola giunse, che era lontana, lasciato il mare Viola, andò sulla terra finché arrivò alla grande spelonca nella quale abitava la ninfa dai riccioli belli. La trovò che era in casa, sul focolare ardeva un gran fuoco, si sentiva lontano per l'isola l'odore di tenero cedro e di tuia che bruciavano. Lei dentro, con voce bella cantando, muovendosi davanti al telaio, tesseva con l'aurea spola. Un bosco rigoglioso cresceva intorno all'opera, lontano il pioppo e il cipresso odoroso. Uccelli con grandi ali vi avevano il nido, gufi, sparvieri e corvi di mari ciaglieri che amano le cacce marine. Attorno alla grotta profonda s'allungava vigorosa una vite ed era fiorita di grappoli. Quattro fonti sgorgavano in fila con limpida acqua, vicine tra loro e rivolte in parti diverse. Vi erano intorno morbidi prati fioriti di viole e di sedano. Arrivato in quel luogo, anche un dio avrebbe guardato stupito e gioito nell'animo suo. Si fermò ammirato il messaggero Ermete e, quando nella sua mente ebbe tutto ammirato, subito entrò nella vasta spelonca. Di fronte, vedendolo, non ebbe dubbi Calipso, chiara tra le dee, perché gli uni agli altri non sono ignoti gli dei immortali, neanche se abitano dimore lontane. Non vi trovò il magnanimo Odisseo. Lui, seduto sulla riva, gemeva come sempre, lacerandosi l'animo, con lacrime, lamenti, dolori, e guardava piangendo il mare infecondo. Invano abbiamo preparato un leggio e un microfono, tanto Branciaroli ce l'ha nel, c'ha l'orchestra nel petto.
Questa che avete sentito, la descrizione della bellezza dell'isola di Ogygia, è la prima in assoluto della nostra letteratura. È la prima dove alcune caratteristiche si legano all'idea di isola e non ne scompaiono più. Cosa accade nell'Odissea? È noto. Odisseo approda nella terra dei ciconi, degli strigoni, dei ciclope, ma sono tutti promontori oppure è terraferma. Tutti questi approdi, ciconi, ottofagi, ciclopi, le strigoni e ciclopi, ma altri, questi approdi portano a rischi, pericoli, sventure. Quattro volte, sono di più nel poema, ma quattro sono quelle importanti, approda su un'isola. E pare che in qualche maniera l'isola diventi luogo di provvisoria beatitudine, sempre luogo di Eros, luogo dove si arriva e poi costantemente si riparte. Questo passo dell'Odissea, del quinto libro, dove pare che venga così introdotta un'idea di donna molto diversa da quelle che si incontrano dopo nel poema, a un certo punto porta questi versi: Odisseo passava la dolce vita piangendo il ritorno, perché ormai più non gli piaceva la ninfa. Certo, la notte dormiva, anche per forza, nelle cave spelonche, senza voglia, con lei che non voleva. Quindi l'isola ha acceso e poi ha spento l'Eros. Calipso è una sorta di donna carceriera che tiene Odisseo fermo finché il messaggio degli dèi, che abbiamo ora sentito, non gli impone di lasciare libero l'uomo. E il punto in cui è però uno dei punti più straordinari, e a volte non abbastanza discorso, è però uno dei punti più straordinari e a volte non abbastanza considerati di questo poema. Allora, congedandolo, perché è costretta, la donna dice: divino Isseo, così vuoi andartene adesso a casa, subito, nella cara terra dei padri, tu sei felice comunque, ma se tu nella mente sapessi quante pene ti è destino patire prima di giungere in patria, resteresti qui con me, saresti immortale, benché voglioso di vedere tua moglie, che tu ogni giorno desideri, eppure mi vanto di non essere inferiore a lei per aspetto o figura. E risponde Odisseo: dea possente, non ti adirare per questo con me. Lo so bene anch'io che Penelope, a vederla, è inferiore a te per beltà e statura, ma anche così desidero e voglio ogni giorno il ritorno da lei. E qui tocca due punti bellissimi, Omero. Da una parte la minaccia della dea che gli dice: se mi lasci avrai un sacco di guai, e infatti il ritorno di Ulisse sarà travagliato. Dall'altra, come tutte le donne del mondo, Calipso chiede a Ulisse che cos'ha lei in più di me. E Ulisse ammette che certamente Calipso è bellissima, certamente è immortale, ma il suo cuore va a Penelope, e ribadisce quello che è così il punto più misterioso dell'amore, la gratuità dell'innamoramento, che si posa dove si posa, contro ogni logica, contro ogni aspettativa. Tornando alla nostra rilettura di questi pochi versi, nell'ordine dei viaggi, intendo, poi dopo Ulisse raggiunge l'isola di Ea, dove sta Circe. Nasce una passione breve ma travolgente fra i due. Circe è la donna amante, tutt'altra cosa rispetto a quella che poi incontra nell'ultimo
approdo a un'isola prima di arrivare, che è Nausicaa. Nausicaa si innamora di lui, lui non si innamora di lei, e a quel punto la giovane assume una sorta di una funzione di donna guida, qualcuna che lo conduce in qualche maniera, lo indirizza verso casa. E infine l'approdo a Itaca. Non si accorge di essere arrivato nell'isola a cui aspirava da tanto tempo. Lo sbarcano mentre è addormentato. Itaca e Penelope sono ciò che lui desiderava, quello a cui voleva arrivare. La donna sposa, cioè Penelope, lo attende e c'è una bellissima notte di intimità e di racconti e di eros fra i due. A quella si arriva e si legge con soddisfazione i versi, ma non si bada molto al fatto che alla fine Ulisse dice a Penelope che lui ripartirà. E Itaca si profila quindi come l'isola del ritorno, ma anche l'isola da cui si riparte. Quindi alla fine, per 4 volte, l'isola nell'Odissea, quindi parliamo del primo poema del mondo occidentale, insieme a Iliade, questi poemi aprono la nostra letteratura, tutto poi vi fa riferimento, compresa la letteratura greca del V secolo, nasce da lì. 4 volte l'isola coincide con eros, bellezza, e con momenti, attimi di felicità. Questo è in Odissea. Un cenno ancora a 2 aspetti contrastanti tra loro, che invece assume l'isola nel V secolo. Il primo è il dramma che vive l'eroe Filotteta nell'isola di Lemnos. L'anno è il 409 a.C., la tragedia è di Sofocle, è una tragedia magnifica dove l'eroe, abbandonato dai compagni, deve cavarsela da solo e vivere solo per 10 anni. Quindi questo è il primo di tutti i Robinson Crusoe della letteratura. È una tragedia possente a cui io sono particolarmente legata e su cui ci sarà parte del prossimo incontro, ma è unica. Su 44 drammi della Grecia del V secolo, tragedie e commedie, questa è l'unica ambientata su un'isola, perché sembra che l'isola alla fine, per i greci, non sia luogo di angoscia o luogo di sofferenza come è in questa tragedia. Ulisse trova felicità, breve felicità, nelle isole, nella sua vita terrena, nelle sue avventure reali. Viceversa, nasce nel V secolo, faccio soltanto un cenno perché questa è una letteratura poi per secoli, diciamo, si ripresenta, è un tema che ha ben altra necessità di svolgimento, però l'elemento interessante è che l'isola diventa luogo di beatitudine. E nella Olimpica Seconda di Pindaro, quindi siamo nella prima parte del V secolo, la sorte riservata ai buoni è quella di andare a vivere nelle isole beate. Scrive Pindaro, ma i buoni hanno come premio un vivere senza fatica, non devono rivoltare il terreno con forza di braccia, né l'acqua del mare per procurarsi magro cibo. Le persone leali vivono senza pianti, i buoni quindi, i virtuosi, e l'anima compie il cammino divino verso la città murata di Cronos, dove brezze oceaniche avvolgono l'isola dei beati, e fiori d'oro irraggiano in terra da alberi fulgidi. Quindi è la poesia di Pindaro che per la prima volta nomina le isole dei beati. Molto, molto più celebre, posteriore di circa mezzo secolo, è invece la descrizione più nota di Dalgorgia di Platone, che di nuovo, con parole molto simili, scrive
All'epoca di Cronos, dunque, vigeva e vige tuttora fra gli dèi questa legge sugli uomini. Chi abbia vissuto in modo giusto e santo, quindi di nuovo i virtuosi, una volta morto vada ad abitare nelle isole dei beati, in completa felicità e lontano dai mali. Quindi sembra che nel V secolo, per quello che abbiamo, si configuri in letteratura greca l'isola come luogo di felicità anche, soprattutto, nella vita ultraterrena. Questi sono soltanto spunti per riflessioni. Si crea poi, diciamo, l'idea e la connessione del termine utopia con quello di una città che non esiste, ma dove tutto è bello e dove è bello vivere e dove è giusto vivere, quando nel 1516 Tommaso Moro dà alle stampe la sua celebre utopia. Ora però, approfittando e ringraziando ancora della presenza di Franco Branciaroli, ci godiamo due momenti di quella che è forse il dramma, dico dramma, intendo vox media, no? Commedia e tragedia insieme, più magico di Shakespeare. Quindi prendiamo la descrizione dell'isola che pretende di avere il mostro Calibano, e poi dopo invece il saluto che il mago Prospero rivolge, abbandonando con l'isola quell'universo parallelo fatto di magia e di emozioni che aveva illusionisticamente costruito. Quindi ora sentiamo dal secondo atto la tirata di Calibano, il mostro indigeno, su quella che lui chiama la mia isola. Prima devo mangiare. Quest'isola è mia. Mi venne da Sicorax, mia madre. Tu me l'hai presa. Appena arrivato mi accarezzavi, mi tenevi nel cuore, mi davi l'acqua con dentro i mirtilli, mi insegnavi a nominare la luce più grande e quella più piccola, che bruciano di giorno e di notte. Allora io ti amavo e ti mostravo tutte le qualità dell'isola, le sorgenti d'acqua dolce, i fossi d'acqua salata, i luoghi sterili e quelli fertili. Inventati il maledetto me per averlo fatto, che tutti gli incantesimi di Sicorax, i rospi, gli scarafaggi, i pipistrelli, vi cadano addosso, perché ora io sono tutti i sudditi che avete, io che prima ero il mio proprio re, e voi mi stipate in questa dura roccia da tutto il resto dell'isola, mi avete escluso. Non devi avere paura, non devi avere paura. L'isola è piena di rumori, suoni e dolci arie che danno piacere, non fanno male. A volte io sento, vedo mille strumenti vibrare e mormorarmi alle orecchie, e a volte delle voci che, pur se mi sono svegliato, dopo un lungo sonno mi fanno addormentare di nuovo. E poi, sognando, vedevo spalancarsi le nuvole e apparire delle ricchezze pronte a cadere su di me. E così, svegliandomi, piangevo per sognare ancora. Si sono tutti spenti. La forza che possiedo è solo mia ed è poca. Ora sta a voi tenermi qui confinato o mandarmi a Napoli.
perché ho riavuto il ducato e perdonato il traditore, non fatemi rimanere col vostro potere in quest'isola nuda, ma scioglietemi da ogni legame con mani generose. Il vostro fiato gentile colmi le mie vele, altrimenti fallisce il mio progetto, che era di dare piacere. Ora mi mancano gli spiriti da comandare, arte da incantare, e la mia fine è la disperazione, a meno che non sia salvato dalla preghiera che va tanto a fondo da vincere la pietà e liberare dal peccato, come voi per ogni colpa implorate il perdono, così la vostra indulgenza metta me in libertà. Per, diciamo, curiosità, ho tagliato qualche brano, andrebbero fatti, è la seconda parte del trattato, ma per nascere andrebbero fatti, è la seconda parte del trattato, ma per nasce qui la parola utopia, nasce con Tommaso Moro, nasce con quest'opera, che è quella più ampia. L'isola di Utopia misura 200. Nella sua parte centrale, che è quella più ampia, l'isola di Utopia misura 200 miglia, anche il resto è all'incirca della stessa larghezza, tranne i lati, dove si assottiglia poco a poco. Le sue estremità, smussate, arrotondate, si piegano in una circonferenza di circa 500 miglia e le danno una forma di luna crescente. Quest'isola, al riparo dai venti, non è mai agitata da grandi flutti, ma sempre calma, come una grande laguna stagnante. E più avanti descrive la città di Amauroto, di tutte la più rispettata, perché vi ha sede il Senato, e sorge su un dolce pendio e ha una forma quasi quadrata. La descrizione continua con parole che è l'idea di un luogo bellissimo, comodo, e la vita degli abitanti in Utopia è una vita molto ben organizzata, ma anche particolare. Ad esempio scrive, dietro alle file di edifici, scrive Moro, ci sono giardini circondati da ogni parte del retro di altri edifici, ogni casa ha due ingressi, quello anteriore si affaccia sulla strada, quello posteriore sul giardino. Le porte hanno due battenti, ma che entri pure chiunque, tanto non esiste alcuna randole a sorte. Ogni 10 anni gli abitanti si scambiano le case tirandole a sorte. Ovviamente il trattato è altra cosa, ma ha un'importanza anche storica. Ora, seppure a me piacerebbe partire dall'ultimo libro che ha scritto il professor Galimberti, perché è un titolo meraviglioso, anche con un ritmo metrico, Paesaggi dell'anima. Eppure vorrei sentire se la sua conversazione può partire da queste idee di utopia e di felicità che comunemente nella letteratura antica e molto spesso anche così nell'immaginario moderno vengono collegate con i luoghi delle isole. Buonasera. Beh, cominciamo dalla felicità, che è una condizione abbastanza inumana, perché, non lo so, io penso in maniera greca, e i greci avevano una visione tragica dell'esistenza.
Poi è arrivato il cristianesimo, ha detto guardate che non dovete morire, c'è un'altra vita dopo questa, e lì è stato il suo colpo di genio, per cui abbiamo abbandonato la grecità e siamo diventati tutti cristiani, anche gli atei. Sono cristiani anche loro, perché si limitano a essere in quel cortile, a decidere se Dio esiste o Dio non esiste. Quindi si esce dal cristianesimo solo se si entra nella grecità, se si rimane invece fuori dalla grecità si è tutti cristiani. Un vostro conterraneo che si chiamava Gianni Baget Bozzo, che era un uomo di destra, ma ogni tanto anche a destra c'è qualche pensatore fulminante, aveva detto con estrema chiarezza che sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente, e per converso sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo, e la risposta è no, in entrambi i casi. Essere occidentali e essere cristiani è la stessa identica cosa, perché il cristianesimo non è solamente una religione, ma è una condizione, è una visione del mondo. E appartiene a tutti, atei e credenti, la visione del mondo che il futuro è oggetto di speranza, è oggetto di redenzione, è oggetto di progresso, è oggetto di sogni che si realizzeranno e che finora non si sono realizzati. Quindi utopia appartiene a quel giro di pensieri che è la visione cristiana del mondo. I greci non avevano nessuna idea utopica. Anche la parola, che sembra una parola greca, topos in greco vuol dire luogo, uk, topos, nessun luogo. In nessun luogo c'è tutto quello che si sogna in utopia, a essere rigorosi. E però, proprio perché guarda al futuro con una certa speranza, l'utopia, e cerca di realizzare quello che in qualche modo costituisce il desiderio degli umani, o come direbbe Feuerbach, l'ottativo del cuore umano, che è sempre quello di pensare che il futuro sia prodigo di tutti i benefici che il passato non ha dato, per cui anche nelle disgrazie si pensa al futuro come rimedio, nel progresso, della salvezza, della giustizia, della speranza, sono tutte categorie della redenzione, del progresso, della salvezza, della giustizia, della speranza, sono tutte categorie cristiane. Perché a differenza dei greci che pensavano che il tempo fosse ciclico, primavera, estate, autunno, inverno, e poi il ciclo ricomincia, per cui chi aveva visto tanti cicli, cioè i vecchi erano sapienti, saggi, e i giovani che ne avevano visti pochi andavano dai vecchi a imparare come andava il mondo, i cristiani hanno invece instaurato una qualità temporale, tradizione giudaico-cristiana, una qualità temporale caratterizzata da una scala cristiani, tradizione giudaico-cristiana, una qualità temporale caratterizzata da una scansione del tempo dove c'è un passato, un presente e un futuro. Dove il passato è male, peccato originale, il presente è redenzione e il futuro è salvezza. Il futuro assolutamente positivo. Per i greci l'età dell'oro era alle spalle, poi incominciava la decadenza. Una visione un po' più realistica. Comunque, questa visione cristiana ha intaccato di sé tutte le manifestazioni culturali dell'Occidente. La scienza, che quando confligge della religione, noi pensiamo che tra scienza e religione ci sia una conflittualità, in realtà ci sono delle increspature di poco conto, perché la scienza è profondamente cristiana, perché anche la scienza pensa che il passato sia negativo, ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Futuro positivo. Più cristiani di così si muore. Anche Marx è un grande cristiano. Il passato è ingiustizia sociale, quindi negatività. Il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo. Aperta la parentesi, Marx non era un rivoluzionario. Cioè non ha mai creduto che la rivoluzione risolvesse i problemi. Persona seria, chiusa la parentesi. Bisognava semplicemente provocare le contraddizioni del capitalismo. E il futuro, giustizia sulla terra, quindi il futuro positivo. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione dal titolo L'avvenire di un'illusione, e anche lui è cristiano, perché pensa che i traumi, le nevrosi si formano nel passato, nel presente c'è l'analisi e nel futuro c'è la guarigione. Tutti cristiani in Occidente.
tutto, proprio come visione del mondo, come mentalità. Se non che un certo giorno Nietzsche ci dice, 130 anni fa, anzi un po' di più, nella Gaia Scienza, dice che Dio è morto. E non lo fa annunciare dall'ateo, ma lo fa annunciare dal mercante. No, lo fa annunciare in un mercato, e ad annunciarlo è un folle. Il folle è colui che non segue i tragitti della ragione, non fa dei calcoli, non vede i profitti, i costi e i benefici. Il folle è folle. Quando voi avete una macchina di folle, la macchina non va più da nessuna parte. E lui va con una lanterna in pieno giorno al mercato e dice: Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, noi abbiamo fatto il più grande dei delitti. Non sappiamo più adesso dov'è l'alto e il basso, dov'è la destra e la sinistra, andiamo precipitando verso un infinito nulla. Che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Ecco, cosa succede? Cosa vuol dire che Dio è morto? Vuol dire che un tempo era vivo. Muoiono solo i vivi. A chi chiedeva Montaigne perché l'uomo deve morire, dice perché è vivo. Giustamente. E cosa succede? Non so, prendiamo il Medioevo. Se nel Medioevo, dove non so, la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, dove l'arte è arte sacra, dove persino la donna è donna angelo, Dio c'è, esiste. Al punto che se io tolgo dal Medioevo la parola Dio non capisco più niente di quell'epoca. Ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, lo capisco ancora il mondo contemporaneo? La risposta, sì, lo capisco ancora. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro oppure se togliessi la parola tecnica. Quindi Dio è morto, ne consegue che tutto quello scenario che prospettava una vita ultraterrena, un impianto di valori appoggiati sulla categoria della salvezza, una disposizione d'animo costituito da fede e speranza, tutte queste cose collassano. Collassano immediatamente. E lo scenario che si apre è lo scenario che Nietzsche qualifica come nichilismo e definisce con queste tre parafrasi: manca lo scopo riguarda il futuro, no? Manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Dunque, di valutazione di valori. Non so, prima della Rivoluzione francese, valutazione di valori. Non so, prima della Rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la Rivoluzione francese la società si è organizzata secondo valori di cittadinanza, di uguaglianza, almeno formale, è cambiato tutto l'ordine dei valori e non è finita la storia. I valori non sono entità metafisiche che scendono dal cielo. I valori sono dei coefficienti sociali con cui una comunità decide di adottare per evitare la minor conflittualità, raggiungere la minor conflittualità possibile. Quindi non è interessante che crollano i valori. Quando le persone anziane dicono ai miei tempi c'erano i valori e rimpiangono il loro valore, in realtà rimpiangono la giovinezza di fondo e probabilmente anche la sessualità. Ne consegue che invece decisive sono le due prime proposizioni. Manca lo scopo. Scopo è una parola greca che viene da scopeo. Scopeo è un verbo che vuol dire vedere, ma a differenza di orao, che è uno sguardo panoramico, anche nella parola panoramica sentite risuonare la parola orao, che è uno sguardo contemplativo, scopeo è uno sguardo mirato, che ha in vista un obiettivo, ha in vista uno scopo, qualcosa da raggiungere. Da cui le parole italiane, per esempio, di telescopio, che non è guardare il cielo quanto è bello, ma guardare una stella in maniera determinata. Oppure microscopio, che vuol dire guardare una cosa determinata in laboratorio. Oppure endoscopia, sentite queste parole? Ecco, è un guardare mirato. Mirato che cosa? Mirato al futuro. Ecco, se il futuro non c'è più, sono benissimo i giovani, a vostra insaputa. Questo lo capiscono benissimo i giovani, a vostra insaputa. Lo sanno benissimo di essere in un'età nichilista.
lo sanno benissimo che il futuro per loro non è più una promessa. E se non vogliamo dire, come dice Ben Assayag in un libro molto bello intitolato L'epoca delle passioni tristi, dice per loro il futuro è una minaccia. Io non lo so se è una minaccia, certamente che è imprevedibile. Se il futuro è imprevedibile, come fai a muoverti? Perché devi studiare? Perché devi lavorare? Ecco, allora se il futuro collassa, manca anche, è quello che Nietzsche dice, manca lo scopo, manca la risposta al perché. Perché devo stare al mondo? Io non so se voi lo sapete che in Italia, per esempio, si suicidano 500 studenti all'anno, uno e mezzo al giorno. Non ve lo raccontano tutte le volte, anche per evitare i processi di imitazione, ma è così. Un mese fa sono stato invitato da una clinica psichiatrica a Locarno e ho chiesto ma perché mi avete chiamato? E loro mi hanno risposto perché la Svezia italiana ha superato il Giappone e la Svezia nei suicidi giovanili. Manca la risposta al perché. Perché devo stare al mondo? E loro lo sanno, anzi io sono addirittura convinto che i ragazzi bevono, si drogano, non tanto forse, probabilmente, può darsi anche che bere faccia piacere, che drogarsi faccia piacere, ma penso che lo scopo di fondo sia quello di anestetizzarsi. Anestetizzarsi dalla loro insignificanza sociale. Anestetizzarsi dal fatto che non contano niente, che la società non li reperisce come risorse, ma semplicemente come problema. E allora vivono di notte, non di giorno. Inutile vivere di giorno quando non significa niente, vivo di notte dove mi invento un mondo a rischio naturalmente, un mondo pericoloso, un mondo distruttivo se volete. E però rispetto ad assaporare quotidianamente la propria significanza sociale, forse è meglio così. Bene, in un contesto del genere parlare di utopia, cioè di un mondo migliore, è molto problematico. Perché l'utopia rientra nella visione cristiana del mondo, cioè in un futuro come promessa, in un futuro come speranza. E tutto questo sembra che sia ormai fuori dalla visione umana, fuori dallo sguardo umano. È in questo contesto che si può connettere questo futuro senza speranza con il concetto di felicità. In generale della felicità non si dovrebbe parlare, perché la felicità è uno stato dell'animo, la felicità si sente, non è una cosa che si può definire. Ma si sente ciascuno a suo modo. I greci hanno provato a definirla, e secondo me quella rimane la definizione migliore, quella di Aristotele, che chiama la felicità, come la si chiama in greco, eudaimonia. Vediamo di capire cosa vuol dire questa parola. I greci non avevano dei precetti, dei comandamenti, degli ordini, delle cose da fare dal punto di vista etico. Avevano solo due concetti fondamentali annunciati dall'oracolo di Delfi e ripresi da Platone. Il primo è conosci te stesso, gnotis auton, e poi realizza te stesso, naturalmente per realizzare te stesso devi conoscerti. Conoscere se stesso significa conoscere il proprio demone. Il proprio demone è ciò per cui tu sei nato, la tua inclinazione, la tua arte, la tua virtù, quello che i giapponesi chiamano il messaggio dell'imperatore. O l'ordine religioso chiama vocazione. Ecco, se tu realizzi come tu propriamente sei, dopo che ti sei conosciuto, se realizzi il tuo demone, raggiungi la felicità. La buona realizzazione del tuo demone, eudaimonia, eu vuol dire buono in greco. Se realizzi te stesso, sei felice. Bene, è possibile realizzare noi stessi nella nostra società?
Non lo so, mi viene in mente che forse realizzavano se stessi gli artigiani di un tempo che vedevano la loro virtù, la loro arte realizzata nell'opera. Ma ormai l'artigianato sparisce nelle catene di montaggio, sparisce negli automatismi, adesso sparirà nella robotica. Realizza se stesso l'artista quando però è riconosciuto, perché se non è riconosciuto le opere che fa sono solo testimonianze biografiche. Come si fa a realizzare se stessi, il proprio demone? Qui abbiamo un attore, possiamo sapere quanti ragazzi hanno voglia di fare l'attore ed iniziano questa avventura che ha del terribile e anche del tragico, perché è difficilissimo oggi poter realizzare una vita da attore con la tranquillità di poter essere quello che si desidera essere, non solo perché è difficile fare l'attore, ma perché non ci sono le condizioni per farlo, soprattutto in Italia. Che cosa succede in un contesto del genere? Che la stessa figura della felicità si stempera in uno scenario che è l'atmosfera del nostro tempo, caratterizzata da quella che io vado chiamando la tecnica, che ha una logica ferocissima, molto semplice, che è stata ben illustrata dai filosofi di Francoforte negli anni 50. Cito per tutti Marcuse, l'uomo ha una dimensione. Un uomo ha una dimensione, è chiaro che non è più un uomo che realizza se stesso, ma realizza il conformismo generalizzato. La tecnica non è la tecnologia, non è il microfono, non è il telefonino che abbiamo in tasca, non è il computer, non è l'automobile, non è il frigorifero, non sono queste cose. La tecnica è una logica che prevede di raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Fuori di lì nulla è preso in considerazione. Solo che l'uomo è capace anche di questo tipo di logica, ha una razionalità, ha dei frontali, ha una corteccia che può seguire questo discorso e questa logica. Però non è solo questo l'uomo, perché l'uomo è anche amore, dolore, angoscia, sofferenza, gioia, sogno, passione, tutte queste figure dal punto di vista della tecnica vengono messe fuori gioco. Non sono interessanti, non sono produttive, non realizzano gli scenari della tecnica che sono efficienza e produttività. Fuori di lì nulla è interessante. Dal punto di vista tecnico, una volta che io ho detto alla donna che amo, ti amo, è finito il discorso, tutto il resto è sovrabbondanza linguistica, è enfasi, sono parole inutili, perché non seguono la logica della tecnica, massimo scopo, con l'impiego minimo dei mezzi, quindi anche delle parole. Questa è l'atmosfera del nostro tempo. È un'atmosfera che tutti quelli che vanno a lavorare sanno benissimo. Vanno a lavorare con davanti un computer, e questo computer, nel rapporto uomo-macchina, la guida è già passata alla macchina. E tu devi diventare un po' come il computer che hai davanti, perché il tuo computer non si ammala, non si arrabbia, non litiga con la moglie, non si deprime, non va in ferie, non resta gravido. Dobbiamo allenarci in quella modalità, diventare così. E all'interno del nostro lavoro dobbiamo compiere azioni descritte e prescritte dall'apparato. Non è che dove vai a lavorare esprimi la tua creatività. Anzi, se sei creativo, può darsi che disturbi il sistema. E quindi, in qualche modo, se la felicità è la realizzazione di sé, come pensavano i greci, nell'età della tecnica, questa cosa dobbiamo scordarcela definitivamente. Tu devi eseguire azioni che sono descritte e prescritte. Sia che tu vai a lavorare in una fabbrica, sia che tu vai a lavorare nell'ufficio di un notaio, sia che tu sei all'università a insegnare, sia che sei in un ospedale, c'è una regola di comportamenti misurati sull'efficienza e la produttività. E tutti quanti voi, in qualunque posto andiate a lavorare, avete fatto esperienza di questo. Naturalmente questo disfa il rapporto sociale, per cui se la felicità è anche socializzazione, su questo ha insistito molto Aristotele.
Aristotele dice l'uomo è un animale sociale perché ha il linguaggio. Il linguaggio non è che io parlo da solo, parlo con un altro. Quindi l'altro è qua, nella mia essenza con cui parlo. E dice l'individuo che dovesse essere solo, o che volesse essere solo, è sufficiente a se stesso, dice Aristotele, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio dice anche che Dio non è felice, non può essere felice, perché è monacos, perché è solo, non ha con cui condividere. Noi con chi abbiamo da condividere? Una volta sul posto del lavoro si era compagni di lavoro, o colleghi, come volete chiamarvi. Adesso invece vicino a me c'è un ex collega o un ex compagno che diventa un competitor, perché nella logica dell'efficienza e della produttività, se lui è più bravo di me, devo stare attento. Quindi non ci troviamo più in un contesto di socializzazione, di comprensione reciproca, ma di concorrenza spietata, anche tra coloro che sono subordinati nell'attività lavorativa. E doveva finire qui la felicità. La felicità. Tant'è che persino il contrario della felicità, che si chiama malinconia, che si chiama depressione, ha cambiato forma. E per mettere una data, non so, facciamo il 1968, che è stato l'ultimo episodio leggermente rivoluzionario, che ha cambiato un po' le cose, noi vivevamo in una società della disciplina, caratterizzata da una serie di ordinamenti, di leggi, di comandamenti, di precetti, di regole, di osservazioni sociali, per cui c'era la regola e la trasgressione. La trasgressione induceva il senso di colpa e la colpa è considerata tutt'oggi ancora nei libri di psichiatria molto arretrati, non nel senso che ce ne sono alcuni molto arretrati, ma sono tutti molto arretrati perché ormai le cose si fanno non sulla base della comprensione dello stato di una persona, ma sulla base dell'elenco di una serie di sintomi. Se ne hai 4 ti faccio questa ricetta, se ne hai 5 di questi sintomi te ne faccio un'altra, se ne hai 6 un'altra ancora, secondo il manuale diagnostico e statistico preparato dagli americani. Quindi la malattia è un evento statistico, non più un evento individuale, una sofferenza tragica di ciascuno di noi. Bene, in un contesto di questo genere che cosa succede? Succede che la depressione era organizzata nella società della disciplina sulla base della colpa. E ancora oggi si dice così, che la colpa, una colpa irrimediabile, una colpa da cui non puoi uscire, che nessuno ti può perdonare, da cui non ti libererai mai. E anche qui abbiamo la bella espressione di Rousseau, che era un grande depresso, quale dice guardo il futuro solo perdendoci. Ecco qui, il futuro, il depresso lo guarda perdendoci. In realtà il depresso è una persona seria, ha capito che la vita è una tragedia, ma comunque da noi è vissuto come una patologia. Dopo spieghiamo perché è una cosa seria la depressione. A partire dal 68 sono successe due cose. La prima è la rivoluzione dei ragazzi del 68, quindi un'operazione di sinistra caratterizzata, questa operazione di sinistra, da una serie di slogan, non so, la famiglia è una camera a gas, la scuola è una caserma, il lavoro è un'alienazione, le leggi sono repressive, vietato vietare. Questo modello del vietato vietare si è inserito nella corrente americana tecnologicamente avanzata che misura la tua capacità a partire dalla tua efficienza. Tu puoi fare quello che vuoi, non ti è impedito niente, purché se sul posto di lavoro sei il più efficiente di tutti. Quindi vietato vietare, quindi collasso della morale tradizionale, collasso delle regole. La colpa non è più organizzata secondo la trasgressione, la colpa, adesso la sofferenza viene strutturata a partire dal ce la faccio o non ce la faccio, realizzo o non realizzo quello che si attende da me, soprattutto sul posto di lavoro,
dal momento che l'identità ce l'hanno sottratta, perché ce la consegna l'apparato l'identità. L'identità ce la consegna sempre qualcun altro, l'identità ce la consegna sempre un'altra persona, è il frutto del riconoscimento. Se un bambino si sente riconosciuto dalla sua mamma, costruisce un'identità positiva, se si sente misconosciuto, costruisce un'identità negativa. Se la maestra dice al bambino per 5 anni sei un cretino, crea un soggetto con un'identità negativa. Se dice che sei bravo, crea un soggetto con un'identità positiva. L'identità è un dono sociale, non ce l'abbiamo per natura l'identità, l'abbiamo per effetto sociale. Però adesso dov'è ridotta la società? La società è ridotta sul posto di lavoro sostanzialmente, e quindi l'identità viene data dall'apparato, che ti riconosce o non ti riconosce. E dov'è che te la dà l'apparato? Te la dà nell'avanzamento o nell'abbassamento di carriera, su e giù, tu dipendi da lui, non c'è più un'identità personale. Ed è così vero che noi l'acquisiamo dall'apparato, che poi quando torniamo in famiglia non abbiamo più neanche la capacità di guardare in faccia un figlio o di parlargli come parla un uomo, perché ormai siamo spostati su quello scenario. Bene, la depressione non più organizzata sulla forma permesso o proibito, come una volta, e quindi col nucleo della colpevolezza, ma una depressione fondata sulla ce la faccio o non ce la faccio, sulla adeguatezza o inadeguatezza, con la conseguente, con tutti i sintomi correlati, che sono ansia, insonnia, stare continuamente all'altezza dei messaggi della comunicazione per non perdere neanche uno, perché non si sa mai, col risultato finale che noi italiani, che viviamo in una bella terra, tutto sommato soleggiata, si mangia bene, e però ormai il 55% degli italiani utilizza psicofarmaci. Abbiamo già raggiunto il livello degli svedesi, i quali hanno 3 ore di luce al giorno e non parlano tanto tra di loro come parlano i mediterranei. La felicità, dobbiamo ancora parlarne? In una considerazione attuale, Nietzsche osserva un gregge, dice: guarda il gregge, si muove, gira intorno, mangia, beve, si corica, si alza, si rialza, si muove, si riassesta, è felice. L'uomo, guardandolo, invidia la sua felicità, ma non la vuole come l'animale. Ecco, in questo come c'è la grande differenza tra noi e gli animali. Come? Perché? Perché l'uomo, per vivere, ha bisogno di costruire un senso, cosa di cui l'animale è esonerato. L'animale soddisfa i suoi bisogni, non ha bisogno di un senso. Ha bisogno di costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Quando muori, il senso che hai costruito, o che hai tentato di costruire, quello sguardo che hai gettato sul mondo e su di te in quel mondo, finisce, si spegne. Si spegne. Sartre, che capisce bene, che ha capito bene queste cose, dice che quando muori, aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine, c'est la même chose, è la stessa cosa. Basta. Allora, noi per vivere dobbiamo costruire un senso, in vista della morte che è l'implosione di ogni senso. Dice Nietzsche, questo i greci l'avevano capito, per questo i greci sono il popolo più grande mai apparso sulla terra, perché hanno avuto il coraggio di guardare in faccia, il dolore e la morte. E quando Remida incontra il satiro, il saggio satiro Sileno, mezzo caprone, mezzo uomo, gli chiede: dimmi, qual è la cosa migliore che io posso fare per essere felice? E il satiro gli risponde: perché mi costringe a dirti cose che per te è vantaggioso non sapere? Stirpe miserabile e terribile, figlio del caso e della pena. Se proprio vuoi saperlo,
meglio per te non essere nato, e la cosa migliore che ti posso augurare è morire presto. Nel senso che la condizione umana è proprio veramente questo. E non a caso la prima parola della filosofia che viene con Anassimandro, la prima parola scritta, la troviamo con Anassimandro, perché di Talete e di Anassimene abbiamo solo le testimonianze postume, dice che gli esseri viventi prima o poi devono pagare la pena dell'ingiustizia dovuta al fatto che sono esistiti, dell'ingiustizia della loro esistenza, secondo l'ordine del tempo e secondo necessità. In che senso? Esistere è colpa. Perché se sei emerso dal nulla e sei vissuto, devi pagare alla fine il conto di questa tua prevaricazione dal nulla, di questo tuo privilegio di essere vissuto, e devi lasciare il posto ad altri. Questa è la prima parola della filosofia. Ma cosa c'è sotteso a questa dimensione? C'è la grande verità che i greci avevano scoperto, che consiste nel fatto che l'uomo, al pari degli animali, al pari dei vegetali, è un funzionario della specie. Nasce, cresce, procrea, muore. Procrea, la specie gli dà una capacità sessuale per la generazione, gli fornisce per un certo tempo l'aggressività per la difesa della prole, poi gli toglie l'uno e l'altro perché non serve più, e lo consegna alla morte. Per cui il greco dice: quando la vita ti è favorevole, espandila più che puoi. E quando invece sopraggiunge il dolore, substine e abstine, reggilo ed evita di metterlo in scena, astieniti dal metterlo in scena. Il dolore non ha nessuna significanza, appartiene all'ordine della vita, non si muore perché ci si ammala, ma ci si ammala perché fondamentalmente bisogna morire. E la morte è una cosa seria, non è una sopravvivenza al di là, chissà dove. E perciò viene vissuta con la categoria della necessità, della ineluttabilità e quindi della propria consegna alla morte. Questi concetti sono stati ripresi da Goethe, il quale nel 1789 scrive un bel pezzo sulla natura, in natura, natura la rappresenta come una grande danzatrice attaccata alla quale ci sono gli uomini, attaccata alle sue braccia, attaccata alle sue dita, lei nella sua danza sfrenata li perde, i singoli individui, senza fedeltà e senza memoria. Questa è la natura, quella natura tanto decantata dal romanticismo, la quale ci prevede solo come funzionari della specie. Nel romanticismo Leopardi si lamenta della natura, ah, in natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti a loro? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Leopardi è ateo, però qui è profondamente cristiano. La natura non ti ha mai promesso niente, è solo il cristianesimo che ha detto che la natura è una creatura di Dio, e siccome tutto quello che fa Dio è buono, e vide Elohim che ciò era buono, allora la natura è buona. E a te invece non ti ha fatto tanto bene, anzi ti ha messo lì in una condizione fisica spaventosa, ma non ti ha promesso niente la natura. Ecco, vedi queste categorie della promessa, della speranza, questo tessuto cristiano che ci caratterizza tutti quanti. Mentre Schopenhauer dice che esplicitamente il gran sogno della vita è uno soltanto: continuare a vivere la vita, non la tua vita. Perché la natura e la specie vive dalla morte degli individui. Nella natura c'è una crudeltà innocente. La natura può proseguire, la specie può proseguire alla sola condizione che gli individui muoiano e lasciano spazio agli altri individui. Freud, che ritiene di non aver inventato lui la psicanalisi, ma che l'ha inventata Schopenhauer, stende una pagina stupenda su Schopenhauer e gli dice che lui ha inventato la psicanalisi perché ha capito che c'è, oltre a quella soggettività che noi diciamo, che noi chiamiamo io, ce n'è un'altra specie, la quale ci destina la morte dopo che abbiamo svolto la funzione della procreazione.
che torna a vantaggio della specie, non a vantaggio nostro. Io non so, queste cose le capiscono meglio le donne dei maschi, perché il contributo dei maschi alla procreazione è insignificante, a differenza di quello delle donne. E le donne capiscono bene questo concetto, perché se noi consideriamo, non so, prendete una donna che vuole genera, deve assistere alla deformazione del suo corpo, al trauma della nascita, alla soppressione del suo tempo, alla soppressione del suo spazio, del suo modo di deve dedicarsi all'allattamento, magari la perdita del lavoro, magari la perdita dei suoi amori, che forse non sono necessariamente unicamente per il figlio, un disastro dal punto di vista dell'economia del suo io, ma un vantaggio enorme per la specie. Queste contraddizioni le sentite o non le sentite? Capite questa grande differenza? E che cosa c'è nell'inconscio freudiano? Nell'inconscio freudiano non c'è nient'altro che questo, le esigenze della specie, che sono eros e thanatos, l'amore che crea e la morte che ti attende. Basta. È inconscio perché? Perché non ci pensiamo mai. Perché la nostra vita è tutta organizzata sul nostro io. Io. A proposito del quale Jacques Derrida dice l'io è in certo qual modo uno pseudonimo con cui chiamiamo i nostri sogni, le nostre aspirazioni, i nostri desideri di realizzazione. E qui rientrano sia la figura della felicità, che è un'ideazione dell'io, io voglio essere felice, poi magari dell'infelicità degli altri non ce ne importa granché, e anche quella dell'utopia, vivere in una terra stupenda o comunque migliore di quella attuale. Ecco, solo a partire dall'io possono nascere le figure dell'utopia e della felicità, e però noi siamo soprattutto quell'altra dimensione. Dopodiché, fatto questo discorso, non vivete questo discorso come una dimensione pessimistica. No, perché ogni volta che mi danno del pessimismo mi fanno arrabbiare terribilmente. Ma avete un dato di realtà che non è così oppure no? Qualcuno di voi ha visto sopravvivere qualche morto? Gli è apparso in sogno? Qualcosa del genere? L'avete reincontrato? Non lo so. Come Nietzsche dice giustamente che quando il cristianesimo ha promesso la vita eterna, ha fatto il colpo di genio del cristianesimo, il gran colpo di genio della storia. La Grecia ha perso la partita e giustamente dice Nietzsche nella Nascita della Tragedia che nel 33 d.C., cioè quando mettono a morto Gesù Cristo, all'epoca di Tiberio, nel Mediterraneo, giusto per stare con il mare, si è sentito un grande grido, il grande pane morto, e con pane morta la tragedia. Pane era il dio dei tragici. Tragici, tragedia in greco viene da tragicoi. Tragicoi sono i pastori. I pastori vivevano con le loro pecore e vedevano che il ritmo della loro vita era quello della natura, non quello del loro io. E da qui nasce lo spunto greco della dimensione tragica. E Pan era il dio dei tragici, rappresentato come dio dello stupro, della masturbazione, della sessualità selvaggia, che sono tutte le pratiche della sessualità intesa come pratica di natura, senza nessun accompagnamento dello spirito. Ecco, il grande Pan è morto, e con lui la tragedia è morta. Quando? All'epoca di Tiberio. Quando? Quando è arrivato il messaggio cristiano. Il messaggio cristiano che non crede nella morte. Non crede nella morte. Perché ti annuncia un'altra vita. E sempre a questo proposito, Nietzsche dice che la tragedia non è un genere letterario, ma un evento solamente e unicamente greco. E Karl Jaspers, il grande psicopatologo del Novecento, divenuto poi filosofo, scrive 40 pagine sul tragico in un libro di 1000 pagine intitolato Sulla verità, in cui dice che neppure Shakespeare è un tragico. Non può essere tragico Shakespeare, perché appartiene all'orizzonte cristiano. Può descrivere cose tragiche, ma senza lo spirito della tragedia. Perché lo spirito della tragedia deve prevedere che si muore, e si muore per davvero.
senza un al di là, una speranza, un'ulteriorità. E anche se non si dovesse parlare di ulteriorità, dice Karl Jaspers, non c'è lo spirito giusto se sei cristiano, perché se sei cristiano inevitabilmente sei abitato dalla figura della speranza, sei abitato dalla figura del futuro, e nel caso dei cristiani un futuro illimitato che si espande al di là della morte in un'altra vita. Capite queste cose, questi grandi scenari, per cui anche tutti i filosofi che tentano di far vedere una conciliazione tra filosofia greca e filosofia cristiana e assumono, per esempio, Platone come un proto-cristiano, o non hanno capito niente della grecità, o non hanno capito niente del cristianesimo. E la controprova ce la dà Paolo di Tarso, il quale era convinto che i cristiani dopo la morte di Cristo non sarebbero morti, ma sarebbero stati assunti in cielo direttamente. Poi gli scrivono da Salonico, da Tessalonica, guarda che anche qui sono morti dei cristiani. Dice, come mai? Prendono una nave, arriva a Tessalonica, constata che sono morti, e allora dice, se sono morti risorgeranno. Non con l'anima, perché l'anima non è una categoria né giudaica né cristiana, l'anima l'ha inventata Platone, non sto a dirvi come e perché i cristiani credono nell'anima, se no dovrei fare un'altra conferenza, ma infatti San Paolo giustamente che cosa dice? Che risorgeremo con un soma pneumaticos, con un corpo d'aria. E anche i cristiani nel loro credo cosa recitano? Di credere nella risurrezione dei corpi, non nell'immortalità dell'anima, perché l'anima non esiste nella tradizione giudaico-cristiana. Ma devo insegnarvi io il cristianesimo, Dio buono. Vabbè, andiamo avanti. Stabilita questa cosa, quando lui ha finito in Tessalonica, poi va all'Areopago di Atene e lì annuncia ai greci che i cristiani risorgeranno. E a questo punto riferisce Luca negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, aperte le virgolette, alcuni risero, altri gli dissero, questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta, chiuse le virgolette. Questo non per dire che il cristianesimo ha torto, ma che è incompatibile con la grecità, è incompatibile con la dimensione tragica e perciò può permettersi di parlare di utopia e felicità, ma solo lui, certamente non i greci e coloro che pensano in modo greco.